Bonsoir, bentornati dal vostro ladro gentiluomo, Lion, sono io. E oggi rapineremo il concessionario Ferrari qui. Ma come sei carismatico! Sì, mi sento un po' offesa perché non hai presentato anche la tua banda. La mia banda, certamente, la mia banda. Inizia da me, sono quello più importante. Sugoso, eccolo qui. No, non sei tu, scusa, Sugoso è lui, bellissimo. Sugoso, sì, ci piace. In mezzo la volpe bianca, suprema, rosa, bellissima. E infine abbiamo... Io che so! Ermonnezza, eccolo qua, Ermonnezza, deruba le macchine, che te ne accorgi, Ermonnezza. Salite in macchina e vi porto a fare un giro di perlustrazione. Siamo pronti! Il concessionario è a poche centinaia di metri da noi. Il problema è che dentro c'è un guardiano di questo concessionario. Stefano, il guardiano del concessionario, ha tante guardie e se quel ci vedono... Quel criminale, lo odio! Sarà terribile. Anche quando ruberemo le macchine, arriverà la polizia, ovviamente. E noi dovremo portarle direttamente fino alla mia officina di Dominic Lionetto per renderle nostre. Però se non ci riusciamo... Facilissimo, Lion! Ci dobbiamo riuscire per forza! Non sarà così semplice, prepara il gas. Ma è questa qui davanti? Sì, e vedo anche quel panzone di Stefano Barbabora, mi ricordo che si chiamava. Scendiamo, venite con me. Facciamo un giro di perlustrazione e vediamo che cosa succede. Ma metti via l'arma! Ci sono tantissimi... Oh, guarda chi abbiamo qui, ladruncoli! Ebbene, ebbene, tanto noi ci riusciamo, tu puoi guardare quanto vuoi, noi entriamo. Ma cosa entriamo riuscite? Ma cosa? Ma avete visto cosa ho dentro? Guardate i miei uomini. Belli, guardate belli, come, belli. Come potete batterli? Sì, come sì, avete sì, idea? Bello, bello, non bello. Avete c'è idea. Anche tante macchine, non abbiamo idea, non abbiamo idea. Ce la faremo infatti quelle che stiamo guardando, altro che gli uomini. Belle macchine, complimenti. Sa quanto valgono queste macchine, proprio belle. Va bene. Ma non ho guardato ogni angolo, guarda te. Allora, Stefano ci può sentire solo se entra nella stanza con noi. Quindi noi approfittiamo. E lo può fare solo se ci becca. Quindi noi approfitteremo e cercheremo di entrare. E dobbiamo entrare sneaky sneaky. Ma come facciamo? Lui è là che pattuglia. Allora, per prendere una macchina bisogna uccidere le guardie che la sorvegliano. Quindi tutte quelle e a sinistra e scommetto che questo incarico lo vuoi tu, vero? Ovviamente. Però voi dovete farmi da palo. Allora, mi serve un palo che controlla dov'è il Barbabora. Ok. Voglio farlo io. No, okay. Io sono un bravo palo. Va bene, lo fa Alex allora. Rimani davanti alla vetrata e controlla che non mi vede. Quando mi dici che è il momento, io entro e vado nella parte sinistra del concessionario con Anna. Va bene, lui adesso è nella parte destra ancora, però okay. Si sta muovendo. Anche Stre, tu devi entrare anche tu, perché così riusciamo a rubare due auto in contemporanea e portarle all'officina. Ma va bene, ma che bello! Wow! Okay. Siamo già sul pezzo. Ok, Alex, dimmi tu quando è lontano. A lui ancora la parte destra, anzi adesso è l'estrema destra, io ti consiglio di rientrare. Vai Anna, entriamo. Attento! Allora, prima di tutto, uno e uno, bisogna stare... cauti e silenziosi. Bravissimo. Abbiamo già due stelle di ricercato, quindi è meglio se ci sbrighiamo. E io prenderei subito, finché lui non ci vede. Ma quanti sono? Guarda te! È pieno, ecco perché si vantava così tanto. Allora, e fai veloce che sta arrivando verso la sinistra. Anna, eh? Sali con me, noi due saliamo su quella verde. E invece, Stre, tu sali su quell'altra. Lui... la guido io quella rossa, non ti preoccupare. Fai salire Stre. Fuori. Stre, sbrigati. Che cavolo fai? Sono da solo in macchina io. Stre, devo salire con me, è un imbecille. Stre, sei un cretino. Mio Dio! Prendete le auto! Via! Stre, sei un cretino. Cioè, con te non si può fare nulla. Sei un imbecille, non servi a niente. Ogni volta! La polizia! Non ti devo affidare nessun incarico io a te. Niente ti devo affidare. Dai, che dobbiamo scappare dalla polizia. Abbiamo 5 stelle. Vai! All'officina, correte! Queste si controllano a fatica, sono dei bolidi, sono velocissime, guarda come sgommano. Mamma, che pelo! Anna, non devi romperla, polizia! Dobbiamo tenerla intera. Ma ci abbiamo la polizia proprio alle calcagna! Lo vedo, c'ho 5 stelle. Ma ci stanno sparando! Non dobbiamo permettergli di bucare la macchina, porca miseria, incontrollabile! No! Tu, Alex, sei in macchina con Anna? Sì, sono in auto con Anna. Ok, Anna, mi raccomando, guida bene, non fare... Non ti preoccupare, che la polizia si mette in mezzo. Non riesco, Stre, è troppo veloce. Ma sono fatte di burro, ste gomme. È troppo veloce, è scivolosissima. Ma sai quanto vale questa... Oh! No, non fermatevi. Oh, arrivate! Madonna. Aiuto, quanti soldi ci facciamo? Ce la stiamo per fare, siamo quasi arrivati, manca tipo... Vai, che manca poco.
500 metri e siamo arrivati. Appena arriviamo dovremmo perdere le stelle di polizia. Ma è l'ultimo sprint. Ci sto sul pezzo. Oh mamma mia. Vai in fretta. Ok. Mannaggia sti qua che sono sempre in mezzo. Vai, dai che c'è il luogo sicuro là davanti. Lo vedo. Piano. No. Oh. Ah no. Dai, mancano 20 metri. Potrei averla bozzata, però ci siamo. Siamo arrivati. Oh, infatti. Sì. Mamma mia, siamo al sicuro. Ok, allora questa la parcheggiamo dentro nella mia officina. Siamo subito dietro di voi. Qua non ce la può toccare nessuno, è nostra. Vinta, precisa, nostra al 100%. Eccola qua la seconda. Però io ho ancora una stellina. E questo non ci voleva. No, ma com'è possibile? Non fa niente, una stellina non è tanto. Mi sa che era colpa mia perché sono arrivata adesso. Non fa niente. Gestiamocela così. Io prendo un'altra macchina, che tanto noi dobbiamo tutti quanti tornare indietro perché dobbiamo rubarne altre. Torniamo tutti insieme. Quindi salite con me. È che qua ci stiamo tutti. Anna, vieni anche tu. E ci infatti sono! Non ho più stelle, ottimo. Ok, adesso dobbiamo tornare al concessionario dove c'è Stefano. È un po' lunga, il viaggio, però va fatto anche questo. Ok, Barba Borra sarà sicuramente arrabbiato adesso perché gli abbiamo rubato due macchine dal suo arsenale. E non saranno le ultime due, là. Ma non solo quello, gli abbiamo anche steccato metà del personale. Ne ha molti ancora, secondo me guardi. Non se ne è manco accorto, non sa che siamo stati noi. Guarda, all'ingresso, eccolo. E voi ce l'avete fatta, ma solo due. Ascolta, senti. No. Ora vi farò vedere, vado a chiamare l'esercito. Sì, vai dentro tu, guarda bene, ma che sennò puzza che lascia. Occhio, perché è pieno di morti dentro lì, è una moria delle vacche. Allora, mamma mia, che schifo. Uguale a prima, non cambiamo niente. Alex, fammi da palo, io controllami dove. Io faccio il palo, secondo me però da fuori bisogna puntare due auto, capito? Quelle che vuoi prendere. Bravo, mi piace questo tuo suggerimento, sei una persona intelligente. Facciamoci un giro delle vetrine, vediamo quale ci garbano di più. Ah, ti dico, questa Ferrari qua davanti mi quella ingrifa. Blu è bellissima. Molto bella. Guardaci quel colore blu. Anche questa Ferrari a fianco rossa, bellissima. Secondo me queste due sono un ottimo bersaglio. Sono d'accordo. Tu quale preferisci? La blu. Rossa o la blu? La blu. Perfetto. Io voglio la blu. E stressale in macchina con me. Invece ma Alex certo e Anna sull'altra. Okay. Vabbè, io ve lo faccio la palla. Adesso lui sta andando verso sinistra. Adesso al centro. È un fallito. Ricordatevi, dobbiamo uccidere. Se uccidiamo con una mitraglietta silenziosa, tipo questa, rischiamo, anzi speriamo che lui non ci sente neanche. Dimmi se posso entrare. Ma sentito, Vai, entra adesso a sinistra. Ok, andiamo. Vai, zitto, veloce. Zitto, uomo, vai. Allora, uccido uno, due, tre. Uccidi con un colpo. Ragazzi, non ho sentito, Sta arrivando verso il centro. Aspetta. Ok, salite, ho ucciso le guardie. Vai, prendi la blu. Ma sei un imbecille. Sei un imbecille. Fuori. Via. Rimetto il punto alla nostra. Lo impresto. Barbarossa. Suca. Vai. Siamo dei vincenti. Ma che tristezza quello. Aveva preso le granate. Voleva far esplodere. Piuttosto che lasciarcele a noi. Voleva farle esplodere. Ma sto pazzo. Ma fatto esplodere tutto. Anche tutto. Quelle altre. Beh, ma con tutte quelle che gli stiamo rubando non è che gli andrà bene gli affari adesso. Cambio di rotta, cambio di rotta. Qui c'è un posto di blocco. Oddio, di qua. Vai. Vai. Accelerate con garbo che queste in un attimo fanno testa a coda, sono velocissime non queste vetture. Non fatevi prendere voi due. Vai, strai, guarda come guido bene, mi stai vedendo? Mamma mia, no, io adesso ho paura, non fare strane guarda cose. Guarda quanto sto correndo, sto ai 300 all'ora, strai, velocissimo. Ho paura, mi sento male. Tutto liscio. È liscio. Oh, no, quello l'abbiamo urtato. Oh mio Dio, strema, hai visto che potenza ho? Sta andando male, sta andando bene. Senti! Sta andando tutto bene. Stiamo sfrecciando anche noi dietro di voi. Sfrecciamo. Aspetta qua. No, non ho capito di blocco. Oddio. Manovra evitante. Ok. Mamma mia. Ok. Vai, posto sicuro è qui, è qui. Ci siamo, il nostro posto sicuro, vai. Si apre? Siamo sicuro! Siamo al sicuro! Meno male! Parcheggiamo! Mamma mia, che anch'io! Allora, io ti dico solo una cosa, Stre. Questa macchina che abbiamo preso noi è una bellezza! È la più bella! Ma poi quanto sta veloce! È mostruosa! Belle! Guarda quanti ce ne abbiamo adesso! Cioè, ma anche te... Ma lei vi sta dentro? Non che ha manco graffio! No, beh, infatti è sorprendente perché abbiamo urtato anche delle macchine, ma le ha respinte! Il motore che si vede da qua dai vetri!
Oh mio Dio, che bellezza. No, ma che non sono pazzesche queste macchine. Comunque ti devo dire, questa decappottabile verde è più bella, secondo me. No, secondo me quella è astro. A me piace di brutto. È astro più bella quella. Anche la rossa che avete portato voi, guarda che roba, sfrecciava da paura. È bella anche questa. Anche questa si vede il motore da qui, guarda che bellezza. Ferrari. Tutte belle, anche questo arancione, guarda che spettacolo. Ma quanto abbiamo guadagnato, che sogno, secondo te? Ma guarda, non le venderemo queste. Queste ce le teniamo per noi. Nelle prossime missioni ognuno se la colora del suo colore e ognuno avrà una di queste macchine qui. Io però voglio una decappottabile, ti prego. Attenzione, perché a volte alcuni di noi siamo di più di 4, quindi abbiamo bisogno di altre ancora macchine. Quindi proponi di farti un altro giretto? Un altro giro dobbiamo altro assolutamente. Altro giro, altra corsa. Tanto secondo me, cioè io posso anche dirlo, effettivamente ho fatto apposta. Ho messo Stefano, che è un po' scarso, come guardiano, perché se io mettevo Anna, sicuramente cattiva com'è, ci sparava addosso, esplodeva le macchine. Qui lo invece prendo lui, come un complimento. È un po' stupidone e quindi ce la facciamo. Prendiamo una macchina tipo insospettabile, per esempio sto furgoncino triste. Vai, così saliamo tutti. Ci stai? Ecco qua, siamo qua adesso, noi sopra, attento, non sfreccia troppo. Non sfreccio, io vado piano. No, io non ho paura. Ah no, io non sfreccio, Piano. Ho paura. Voi piano. Ditemi. Beh, vabbè, però vabbè, sì, vabbè, ma ci ha fatto due passi tuo, pure tu. Dai. C'è un equilibrio brutto. Sono in piedi. Guardate. Basta quel poliziotto che sta cercando di tornare a casa. Si è perso, poverino. Dall'inseguimento di prima. Ma la macchina. Ma il poliziotto. Dai, vabbè. No, niente. No. Perché non hai chiuso quel coso? Non è colpa mia, prende il vostro. È il sedere di Alex, quello, che è grossissimo. L'ho aperto io col mio sedere. Quindi, quando tu chiudi il bagagliaio col sedere di Alex, non chiude e rimani fregato. Ti tocca mettere le cinghie, come in autostrada fanno, le persone poco civili. Aiuto! E mi dispiace, Alex, però fatti controllare. La prossima volta metti le cinghie anche tu. Mettole così, non cadi, dici, ti leggo. Esatto. Al massimo mettiamo il cartello carico sporgente. Io vedo che ogni tanto io sbatto con una macchina, ma la mia potenza è talmente tanta che le butto via. Ma non capisco perché è così potente la mia macchina. Ma perché oggi tu hai il piede del pilota. Ma non lo so se è per questo. Sì, hai il piede del pilota, te lo dico io. È proprio la potenza del pilota questa. Io te ne ringrazio, però cioè, quella è volata. L'hai lanciata dall'altra parte della strada. Ma perché è volata una macchina? Oh, io non mi lamento di questo potere che ho sbloccato, cioè io sono Dominic Lionetto, se ci pensi. Quindi effettivamente dovrei avere dei poteri magici con le macchine. E anche quello di cantare tipo Vedi, parte solo il coro. Qui, fermati. Sì, ci siamo. Ok, adesso lui sarà di nuovo arrabbiato, poverino, tanto. Non infieriamo nemmeno, perché, cioè, poraccio, che cosa dobbiamo fare? No, infieriamo, perché non dobbiamo farlo? Ah, no, bene, poverino. Un po' che tristezza. Oh, Ste. Oh, eccovi di nuovo. Oh, stai attento, perché ho sentito dire che ci sono dei manigoldi che ti rubano le macchine in questo quartiere. Ma siete voi, sono carico. Mo vi faccio vedere. Sei carico. Ma siete anche carico. Siete anche scarsi, cioè avete preso le macchine più brutte. Ma non è vero. Cioè le ho più belle. Ah, ma l'avete vista quella nera? L'avete vista? Grazie per il suggerimento, adesso la guarderemo. Effettivamente. Comunque, ti sei portato tua nonna. Chi è questa signora qui? Mamma, mi vengo a trovare al lavoro. No, dai! Poverina! Dai, rientra dentro, Ste. Guarda, controlla meglio, mi raccomando, che insomma. Vado a ingrifare i miei uomini. Sì, vai a ingrifare. Lion, guarda quella nera, guardala dalla vetrina. Aspetta, è vero, però, guarda che bella da qua. Guardala. Qual è quella nera? Ah, quella lì. Quella è stupenda. Ma anche quella qua. Ma non ce l'ha detto, ma è stupido, è meravigliosa questa quella. Qua? Bella pure questa. È fluorescente. Se no ce n'è una fucsia dall'altro lato. No, secondo me dobbiamo andare verso l'altra parte, invece. Vedo delle macchine belle io da questo lato. Quella fucsia lì, quella è sick. Ma anche quell'altra. La vorrei così io quella. Ma poi ce ne sono altre. Queste sono le ultime due di questo lato. Sì, mi sa che quelle più belle le ha messe di qua. Lui dice tanto quella nera. Vogliamo prendere davvero quelle due, quella nera e quella potremmo rossa? Potremmo fare il colpo grosso, uno a destra, l'altro a sinistra. No, sì, no, troppo pericoloso. Possibile. No, dobbiamo stare tutti dallo stesso lato, perché così non ci vede. Allora, rifacciamo come prima. Se per caso ci vede, cercate di sparargli addosso. Così magari si distrae. Ok, io però adesso non lo vedo. Ok, no, è lì. Pronto, sì. Eccolo, pronta. Eccolo. Sta fa avanti e indietro, a destra e a sinistra. Ok, andiamo. Mi raccomando, come prima. Andate verso destra adesso. Ok, ammazzo la guardia. Io quale prendo, Lion? Io prendo quella. Oddio, sono belle tutte e due. Io prendo quella nera, tu prendi quella rossa. Anna, corri. Va bene, ce l'ho.
Tre sali. Ma sono dentro anch'io, vai, si parte! Ma come va a sentire? Ma chi ha messo in moto? Sì, ma sei terribile! Cioè, ma dillo allora! Ma che cazzo? Fai schifo, fai schifo! Aspetta! Vai, prendici, Ste, prendici, prendici, seguici! Ti sparo, ti sparo! Eh sì, ciao, ciaone! Oh, anche questa, ma raga. Che sicurezza c'ha? Ma fa schifo lui! Lui non ci prova neanche a inseguirci, perché sa, Stefano non sa guidare né nella vita reale né su GTA. Quindi no, ma poverino! Non riuscirebbe nemmeno a prenderci. Ma è un criminale! Guarda che... io invece, guarda Ste come me la sgommo a destra e a sinistra. Ma no, ma a volte fai di quei peli. Hai visto? Metti paura. Attenti, oh, non scendete con l'attenzione, c'è la polizia, eh. Nah, zitto, malaugurio, ti dovevano chiamare. Pelo, porta scena, adesso ci troviamo un posto di blocco con gli elicotteri. Ce la siamo trovata appena davanti. Hai visto? Madonna, che dodges. Ci abbordano. Non fermatevi, my friends. Dobbiamo correre. Cambio, bravo. Male, Ste, hai visto? Io non me ne sto sbagliando una. Ma tu sei un godoso. Godoso. Mamma mia. Il godurioso. Guarda che bello. Adesso una frenata potente. E a tempo record siamo già dentro. E zitti, non è successo niente. Ma che bravi, mamma mia. Ed è perfetta. Abbiamo perso un po' di tempo invece. Guarda quanto è perfetta anche questa. Tutta scintillante, non ha un buco, non ha un graffio. Ma le ruote nuove, fiammeggiante. Ma anche questa, eccola qua. Fammi vedere se l'hai portata in sano salvo stato, mi sembra di sì. Non c'ho un graffio, Anna è bravissima. Bel colore, Questo è un rosso leggermente tendente al fucsia, però, E cambia anche colore quando la guardi, hai visto? Sì, vira verso il rosa, è molto bella. La parcheggio qui a fianco. Bellissima, anche questa. Lo voglio fare di nuovo. Secondo me dobbiamo farlo un'altra volta. Ci vuole un altro giro. Perché anche al momento... perché quella fucsia l'abbiamo puntata, io non la voglio mollare. Secondo me poi 8 è anche un numero buono. 6 è poco, no? Poi lui è così... È vero, non ci possiamo accontentare. Dobbiamo prenderne altre. Ma metti perché... che ti annoi di una, c'hai già il ricambio, e no? E poi dobbiamo approfittare. Lui è scarso, uno scarso come lui. Non no, ce no, ne dai, mai. Non si fa questa cosa qua. Sì, no. Si fa. Questi potevano dire dov'è il nostro nascondiglio segreto. E non va bene. Ma erano un po' stupidini, non guardavano niente. Dai, andiamo veloce, torniamo al concessionario. Per quest'ultimo round ho deciso di togliere di mezzo il Barba Borra, il manager. Ma dai, poverino, non hai detto che ti faceva tenerezza? Adesso lo vuoi eliminare? Lo ammazziamo per prenderci la macchina più bella di tutte. Vabbè, la è sua. Giusto, è giusto. Quella rosa. Che stai dicendo? Sì, che bello. Infatti vedi che lui sta un po' più da questa parte, perché si è piantonato lì. Bentornati, bella. So qual è il vostro piano, ma non prenderete mai la mia macchina più bella. Mai. Hai ascoltato, mai. Hai barato. No, ho ascoltato. Vedi, sono sottili, passate voi con le macchine. Eh sì. Va bene, tu fai la guardia, mi raccomando. Allora, dentro qui io vedo che di guardie praticamente non ne sono rimaste più. Però se noi un ci facciamo furbi, qua ce ne sono rimaste, vedi, ce n'è una qui. Noi entriamo da qui. È li ammazziamo vero. Queste. E così noi arriviamo direttamente dove è lui, capito? Senza che nessuno ci veda. E abbia la strada spianata proprio. Allora, fuori uno. Perfetto. Occhio perché arriva la polizia pure, qui piano piano. E fai veloce, lui si è piantato davanti alla macchina fucsia. Ok. Allora io adesso lo cecchino da lontano e lo ammazzo proprio a lui. Mi metto. Così proprio. Ce la fai? Sì, lo vedo di brutto. No, aspetta, quello non è lui. No, non puoi vederlo. Lui è dietro un muro praticamente. Ok. Aspetta. Mi avvicino piano, senza neanche fare l'umore. Lo vedo di brutto. Mi sporgo. Vai, steccalo. Ho ammazzato. Ma deficiente! Deficiente! L'abbiamo ammazzato! Ma me la prendo io, Lion! Quella che vuoi, quella che ti piace di più. Tanto ci siamo presi le migliori. Non ha più, non può neanche inseguirci più perché è morto. Quanto che ritorna, voglio vedere come fa. Vai via come il vento. Via. Metto il punto. La polizia però, Lion. E andiamo, vai. Che bella che è questa rosa, guardala. Mamma che bella, ma poi guarda, è decappottabile. Si tutta l'aria. Sì, tutta l'aria. Aria di vittoria e aria di sconfitta per lo sfigato nel cielo.
vero. Oh, la prossima volta, secondo me, dovremmo mettere Stefano tipo a guardia di un negozio di elicotteri. Non lo so, quello che ci piace, no? Oh, sarebbe fichissimo. Se hai voglia di un elicottero, è la scelta giusta. Se lo metti a guardia, lui è un piscione. Ma fa fregare. È scarso. Una pipì, guarda, vivente. Guarda come sgommo. Ma come sgommi, aiuto. Guarda come non mi rallento nemmeno, eh. Guarda, guarda, guarda. Ma poi guarda. Lieviti tutti. Oh, oh, oddio. Oh, 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 quello l'ho speronato. Che succede? Tutto bene. Ora ti ho paura. Ma io mi non lo so. Mi sento male. Ma perché io ho la potenza nelle ruote così tanta da spingere via tutte le macchine? Ma perché che sei focoso. Oh mio Dio, ma dove l'hai lanciata? Ma io non lo so com'è possibile. Giochi a ping pong con le macchine. Qui però ho preso troppa confidenza. Abbiamo dato un bel... Mamma mia, i blindati ci sono qui. Noi siamo già arrivati. Siamo al sicuro. Siamo già arrivati. Non ce la faremo mai. Siamo già, però una stella. Oddio, è sparita, per fortuna. Mamma, ci siamo. Mia, per un pelo. Ci sparano. Noi ci siamo, mi raccomando, non fate entrare gli sbirri dentro, che altrimenti ci rovinano le carrozzerie. Siamo al sicuro, finalmente. Guarda quante macchine. Queste sono le più belle. E adesso quella più bella, però è difficile da decidere. Allora, io te lo dico, io ce l'ho già in mente qual è la più bella, secondo me. Questa che abbiamo preso, questa blu, secondo me, di un altro colore. Bellissima. Questa bisogna farla rossa, ma secondo me diventa la più bella. Poi, anche voi nei commenti, vi invito a votare la macchina più bella, secondo voi. Perché magari quella macchina più bella potreste decidere voi a chi va. Quindi magari potreste decidere a chi va qualsiasi macchina, tanto hanno tutte un colore diverso, più o meno. Quindi basta scrivere il colore, quella è arancione, quella lì. Questa qui è rossa, invece, molto bella. Quella lì è fucsia. Quella blu. Io voglio fucsia. Scrivete. Poi abbiamo... Guarda quella verde che ho portato adesso. Quella questa viola qua. Quella guarda nera qui. Quella verde. E in realtà verde ce ne questa. Sono due. Però una è più sul giallino. Questa qui secondo me è giallina, non è verde. Questa è verde vero e proprio. Sì, verde sì, fosforescente. Verde acido, se. Belle. Fateci sapere a chi deve andare ciascuna delle macchine. Ovviamente ce le ritinteggeremo. Anzi, potremmo fare proprio tutto un video dedicato una prossima volta, dove modifichiamo, ognuno di noi si modifica, si potenzia e si cambia il colore, eccetera eccetera, alla macchina che ha scelto, che voi avete scelto per lui. A voi va bene qualsiasi di queste macchine? Penso siano tutte belle. Sono tutte fantastiche. Ok, a me la blu, mi raccomando la blu, perché è molto bella. Per oggi però, Lion out! Ciao!